Arriva una boccata d'ossigeno per i 233 operai e per le loro famiglie che da mesi non riescono a percepire lo stipendio dalla comunità montana Vallo di Diano. È stata infatti perfezionata la convenzione tra l'ente montano e la BCC di Buon Abitacolo per l'anticipo di alcune mensilità. 233 operai, di cui 147 con contratto a tempo indeterminato ed 86 con contratto a tempo determinato, che ora potranno fare richiesta dell'anticipazione di 4 mensilità arretrate. Un gesto di responsabilità da parte nostra a favore di famiglie difficoltà e a supporto di un ente, la comunità montana, che noi crediamo meritevole di attenzione, sottolinea il direttore generale della BCC di Buon Abitacolo, Angelo De Luca. A seguire le varie procedure di richiesta ed autorizzazione delle somme sarà il vice direttore della BCC, Angelo Frodella. Occorre che i lavoratori dell'ente montano, spiega Frodella, facciano formale richiesta di anticipazione di mensilità arretrate. Nel contempo ci impegniamo ad effettuare l'istruttoria nel più breve tempo possibile per venire incontro alle esigenze di queste famiglie che vivono un momento di difficoltà. Le nostre agenzie di Padula, Sanza, Montesano sulla Marcellana e la sede centrale di Buon Abitacolo, continua il vice direttore della BCC di Buon Abitacolo, sono a disposizione per fornire ogni eventuale chiarimento a riguardo. Soddisfazione per la disponibilità mostrata dalla BCC di Buon Abitacolo è stata espressa dal dirigente dell'area forestazione della comunità montana Vallo di Diano, Beniamino Curcio. Un gesto di grande collaborazione e soprattutto di grande comprensione e condivisione, conferma Curcio, per superare questo momento di difficoltà dei nostri lavoratori che pagano l'inerzia delle istituzioni regionali in un settore, quello della forestazione, ritenuto strategico ma che non trova il necessario impegno finanziario da parte della regione. Dunque rispetto e gratitudine alla BCC di Buon Abitacolo che davvero ancora una volta si è dimostrata essere una banca differente.